prima di passare agli esperimenti con le fenditure doppie, vediamo che cosa ci dobbiamo aspettare dalla sovrapposizione contemporanea dell'interferenza di Young con la diffrazione di Fraunhofer. In questa immagine numero 5 si vede come dovrebbe essere la figura di interferenza pura, cioè la figura di interferenza di Young ideale, e come viene invece poi modulata e in qualche modo distorta dalla presenza della diffrazione di Fraunhofer. Sappiamo già che se le due fenditure fossero infinitamente sottili, quindi l'esperimento di Young puro ideale, vedremo sullo schermo un'alternanza di bande, di fasce scure e luminose, luminosa, scura, luminosa, scura. In pratica lo schermo è questo e dovremmo avere per esempio in questo punto una macchia luminosa, in questo punto una macchia scura, luminosa, scura, luminosa, scura e così via. Sappiamo però che le fenditure non sono infinitamente sottili ma hanno una loro larghezza di primo e quindi producono anche la diffrazione di Fraunhofer, che è rappresentata da questo andamento. Questo è il massimo centrale di Fraunhofer e questi sono i massimi laterali. Siccome sappiamo che di primo è sempre minore di D, abbiamo detto anche prima che il profilo luminoso di diffrazione, cioè di Fraunhofer, è più largo, è sempre più largo di quello di Young. Infatti vediamo che i minimi del profilo di Fraunhofer, ricordiamo che Fraunhofer si guardano i minimi, sono distanziati di questa quantità. Quindi sono distanziati di una distanza maggiore rispetto ai massimi di Young. Quello che accade è che il profilo di Fraunhofer va a modulare il profilo di Young ideale, lasciandone inalterata la posizione dei massimi di Young. Infatti vediamo che la posizione dei picchi di Young rimane la stessa. Questo picco si ritrova qua, questo picco si ritrova qua, quindi questi picchi di luminosità, i puntini luminosi, si ritrovano sempre nelle stesse posizioni di Young ideale, però sono smorzati in ampiezza. In particolare ci sono alcuni massimi luminosi di Young che vengono uccisi, vengono soppressi, come per esempio questo, che si trova, per sua sfortuna, a capitare proprio in corrispondenza di uno dei minimi di Fraunhofer. Un altro massimo che viene distrutto, massimo di Young, è questo, che si trova in corrispondenza di questo minimo di Fraunhofer, e la stessa cosa accade a quest'altro massimo di Young, che viene soppresso anche lui. Inoltre, dal confronto delle distanze tra i minimi di Fraunhofer, questi, e i massimi di Young, possiamo anche dedurre qual è il rapporto tra D e D'. In particolare in questa figura vediamo che la distanza fra i minimi di Fraunhofer è il quadruplo della distanza fra i massimi di Young. Lo possiamo capire perché, per esempio, tra questo minimo e quest'altro minimo di Fraunhofer ci sono 1, 2, 3 e 4 massimi di Young. Li vediamo anche qua, 1, 2, 3 e 4. Quindi deduciamo che la larghezza di ciascuna fenditura di primo è un quarto della distanza tra le fenditure, cioè tra i centri delle fenditure, cioè un quarto di D. Se invece andiamo a guardare la figura 3, vediamo che la distanza fra due minimi di Fraunhofer corrisponde esattamente a tre massimi di Young, 1, 2, 3. Quindi qui il rapporto è 1 a 3, cioè di primo la larghezza delle fenditure è un terzo della distanza tra i loro centri, cioè è un terzo di D. La stessa cosa avviene nella figura 2, dove c'è un minimo di Fraunhofer ogni tre massimi di Young. Infatti vediamo 1, 2, 3, minimo di Fraunhofer, 1, 2, 3, altro minimo di Fraunhofer in corrispondenza di tre massimi di Young. Quindi anche in questa figura di primo è un terzo di D. In questa figura, cioè nella figura 1, vediamo anche che cosa succederebbe chiudendo una delle due fenditure. Sparirebbe l'interferenza di Young, perché ora la fenditura è una sola, e rimarrebbe soltanto la diffrazione di Fraunhofer. Single slit, cioè fenditura singola, diffraction. Double slit, fenditura doppia. Infine vediamo il caso della figura 4. Qui i massimi di Young sono stati contrassegnati, 1, 2, 3, 4, con i numeri, e vediamo che tra due minimi di Fraunhofer successivi, questo e questo, ci sono tre massimi di Young e mezzo. Infatti, in altro modo si può calcolare così, che tra il massimo centrale
sia di Young che di Fraunhofer e il secondo minimo laterale di Young, quindi primo minimo, secondo minimo laterale, ci sono 7 massimi di Young. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi qui il rapporto tra D' e D è 1 a 3,5 oppure 2 a 7, 2 settimi. Queste osservazioni e questi calcoli si ritrovano qua. Figura 4, D' è 2 settimi di D perché la distanza fra due minimi di Fraunhofer è 3 volte e mezzo la distanza fra due massimi di Young. Per le figure 2 e 3 avevamo visto invece che D' era un terzo di D perché la distanza fra i minimi di Fraunhofer è il triplo della distanza fra i massimi di Young. E queste figure 2 e 3 si possono riferire alla nostra fenditura doppia numero 4, cioè la quarta fenditura incisa sul vetrino, che appunto aveva una larghezza di fenditura uguale a un terzo della distanza fra i centri. Infine abbiamo visto la figura 5, dove il rapporto era 1 a 4. Nella figura 7 è riportata la diffrazione da fenditura quadrupla, ma questa la vedremo in dettaglio più avanti.